Vittoria limpida della Regina su un deludente Napoli che solo nel finale, grazie ad un rigore dubbio concesso dall'arbitro Pinna, ha cercato di mettere in discussione una partita che gli uomini di Gustinetti hanno tenuto sempre in pugno. Aggressiva fin dall'avvio, la Regina non ha fatto ragionare gli azzurri, colpendoli due volte poco dopo la mezz'ora. Il gol del vantaggio porta la firma di Fabio Artico, bomber reggino, tiro secco all'angolo basso, fuori dalla portata di Mondini, per lui decimo centro stagionale. Il raddoppio di Martino su classico contropiede. Abbiamo fatto il primo tempo, meno 4 almeno, 4-5 giocatori, sono tanti soffri, no? Nella ripresa tutto quello che hanno fatto gli azzurri e questa conclusione da dimenticare di Scapolo. I limiti anche caratteriali di questa squadra sono emersi tutti. Nel finale Pin decide per il rigore sul contatto Giacchetta-Bellucci, la trasformazione è di Turrini, ma non c'è più possibilità per arrivare ad un pareggio che comunque non sarebbe stato meritato. E non è da escludere adesso il divorzio tra Ulivieri e il Napoli.